Nicolas! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! Ha fatto canestro da metà campo allo scadere! Che prende il tiro da tre e lo mette, costringendo David Blatt a chiamare il timeout. 11-2 il parziale con il quale la Climamio ha aperto il terzo quarto di gioco. Sembrava quasi non se ne fosse avveduto. Allo scadere è la parola d'ordine della Benetton in questi playoff. In questa gara 2 invece abbiamo visto davvero un'immensa squadra. Dall'altra parte ce n'è una altrettanto grande che per episodi, come giustamente aveva ricordato in precedenza Riccardo Pite, per le piccole storie che compongono il grande poema di questa serie finale, ha vinto gara 2 e si porta sul 2-0 nella serie. Sicuramente la voglia ce n'è tanta, nessuno ha vinto mai uno scudetto in questa squadra, quindi abbiamo tutti una gran voglia, non abbiamo vinto niente. Benetton a 3 punti dalla parità, a 4 punti da un sogno. Šiškauskas ancora in palleggio, ultimi 9 secondi dell'azione. Šiškauskas spunta l'orbe, lo batte, va al capolinea con la mano sinistra e la Benetton è a meno 1. Un altro libero assegno darebbe la tripla, ma così non è e la Benetton ha il possesso per vincere lo scudetto con un canestro da 3. Drunikolas gioca il pichero all'alto, si butta dentro, lo scarica per Bargnani che prende il tiro, non va, arriva il fischio di Sabetta che ha visto il fallo di Bečirović sul tiro di Bargnani. Attenzione, c'è Andrea Bargnani in lunetta, arriva il fischio, 3 tiri liberi per Bargnani.
Lindbeck mette palla per terra contro Gori, fa saltare l'avversario, prende il tiro, non arriva nemmeno al ferro ed è supplementare alla Land Rover Arena. E cosa puoi fare? Guardate che movimento che ha fatto in allontanamento. Piedi a terra, una frazione di secondo, tiro di solo polso, immarcabile naturalmente. Va a segno l'ex avellinese, più 4, due possessi, quindi Benetton che deve tirare immediatamente per riavvicinarsi, ci prova Šiškauskas con 3 secondi e la mette, rimangono 2 secondi e 17 centesimi, Benetton strepitosa in questo finale di partita. Cercano l'intercetto e poi naturalmente il fallo, l'apertura è per Lorbeck che percorre tutto il campo senza riuscire a subire il fallo e la partita finisce qui. La Clima Mio rimane in questa serie finale vincendo 73-72. Abbiamo visto Marco Bellinelli mostrare lo scudetto sulla maglia, significa che bisogna lottare per portarvelo via. Sì, come hai detto tu, sicuramente lo scudetto ce l'abbiamo noi e bisogna lottare per portarlo via noi. Quindi questo è quello che volevo dire, però niente, ora pensiamo solamente a martedì e concentrati e andiamola per vincere.